molto triste. Era triste perché sua mamma era morta un anno fa. Adesso lui abita con il suo fratino cattivo. Sono triste. Lui aveva due fratellastri. Lui non gli piaceva il modo in cui lo trattavano, ma lui ha dissentito perché era molto simpatico e educato. La famiglia cattiva lo faceva cucinare, pulire e abitare nel ripostiglio piccolo. Bust loose from this ball and chain. I'm a hard working man. I got it all on the line for a piece of the promised land. And I'm burning my candle at both ends. About the only way to keep the fire going is to outrun the wind. Un giorno, Centrentolo ha sentito che c'era una festeggia in discoteca, ma i suoi fratellastri non lo invitano. Volevo andare in discoteca, volevo ballare con una ragazza bella, ma devo pulire e cucinare per la mia famiglia prima di andare. Chiedo a Patrino se posso andare con loro. Signore, posso andare con voi se cucino e pulisco prima di andiamo? No, niente delle ragazze li è te piacere. Non c'è un punto. I tuoi fratellastri devono trovare due ragazze. E sarai una distrazione e una donna repellente. Cenerentolo era triste. Sono triste. Cenerentolo ha camminato a casa e nel ripostiglio piccolo per piangere. Improvvisamente, una donna con le ali e una bacchetta apparvero. Ciao, sono triste! Perché sembra triste? C'è una festeggia stasera! Perché non c'è stai? Nessuno mi ci vuole. Penso che le tutte le ragazze ti vogliono! Devi andare! Vai, adesso! Ma non ho i vestiti per indossare! Qui, io guardo la mia bacchetta. Aspetta. A bubbly bubbly! Mamma mia, io sembro molto bello. Mi fai piangere. Triste. Va bene, adesso vai. Ma non ho una macchina, ho un cavallo. Come ci vado? Io ho la mia bacchetta. Aspetta. A bubbly bubbly. Una macchina e un cavallo e una cosa. Un bel Mustang. Prego, prego. Vai. Sono irritata con le tutte le mentelle. Vai a incontrare le ragazze. Grazie mille, Fata Madrina. Cenerentolo è arrivato in discoteca. La musica era, come si dice in inglese, pumping. Lui era molto felice e voleva incontrare una bella ragazza. Sono molto felice e voglio incontrare una bella ragazza. Mamma mia, la musica è pumping. 50.000 pagine. Perché te c'è? Perché non pulisci la terra della casa? Ma l'ho già fatto. La terra della casa non è mai abbastanza pulito. Vai! Improvvisamente,
Cenerentolo ha avuto coraggio. Venga con me. No, non ho paura di te. Mi dice che fare. Voglio incontrare una bella ragazza come la mia mamma. Come ti permette? Penso che un attacco di cuore. In questo momento, Cenerentolo ha camminato in il contrario. Improvvisamente, lui ha visto una ragazza stava camminando giù per le scale. Vedo una ragazza bella sta camminando giù per le scale. Cenerentolo ha camminato a lei. Andrò a lei. Ciao ragazza. Boh. Come stai? Va bene. E di dove sei? Qui. Sei studentessa? Sì. Che una conversazione perfetta. Com'è la tua specializzazione? Controllo del traffico aereo. And you ask me myself. That's okay. You're a good man ever. Che interessante, lei è la più interessante. Mamma mia, penso che lei è il controllo del mio cuore. Mamma mia, sono 11:30, devo andare. Devo andare, ma posso avere il tuo numero? Se è destino, congetturerai il mio numero. Che una ragazza della fede. Va bene. Bella. Ciao. Mentre Cenerentolo scendeva le scale, la sua fantasia di cuoio l'ha caduto. Come questo? Sto camminando a casa con una scarpa. Ma non preoccupo perché sono un malato e non cura chi lo sa. Cenerentolo è ritornato a casa e Papa Emma era lì. Dove sei stato? Dove la scopa? Perché non pulisci? Sono arrabbiato con te. Mi dispiace. Ma non mi dispiace, perché sono innamorato e non cura chi lo sa. Bit of a